Rolando Mandragora oggi all'Istituto Volta per incontrare gli studenti, per parlare della sua esperienza di calciatore. Hai voluto fortemente partecipare a questo evento nonostante l'infortunio. Sì, fa sempre piacere partecipare ad eventi del genere dove vedi coinvolti tantissimi ragazzi, chi della mia età e chi invece è un pochino più piccolo. Fa piacere perché comunque loro aspettano magari tanto questo momento, quindi fa piacere accontentarli e sono il primo ad essere contento ad incontrare tutti questi ragazzi. Come procede la rieducazione, il recupero dall'infortunio? La rieducazione procede benissimo, mercoledì tolgo i punti e spero di poter tornare sul campo quanto prima perché mi manca già tantissimo. Ieri c'è stata questa vittoria importantissima con il Lanciano, che Pescara hai visto dalla tribuna? Ieri dalla tribuna ho visto un gran Pescara, come sempre d'altronde. Abbiamo fatto una gara strepitosa, come ora non devo stare qui a dirlo, sia sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto della concentrazione, dell'approccio alla gara, e abbiamo portato a casa 3 punti. Ora ci aspettano altre 2 finali e poi alla fine tiriamo le somme e speriamo di iniziare al meglio i playoff. Mandragora non ci sarà nei playoff, farà un gran tifo però per il Pescara, non ci sarà neanche Memuscei, 2 assenze importanti. Sì, sono 2 assenze che sicuro i nostri compagni sopperiranno alla grande, perché non ci sono titolari veri e propri, ma siamo una squadra formata da 30, compresi lo staff, e ognuno fa del suo meglio, quindi non ci saranno sicuramente problemi. L'ultima, Rolando, ti aspetta la Juventus, ti aspetta l'Under 21? Sì, spero continuare ad aspettarmi.